ci stiamo avvicinando alla nona piaga, quella del nuovo supplizio di questa terra d'Egitto, la nona delle 10 piaghe di Egitto, il buio. Il buio ci fu la sera del 24 maggio di quel 2004. Dovete sapere che io avevo pronosticato che, se era vero che io ero il doppione di Gesù, ed era vero, sarei morto 2 mesi dopo, essendo io nato un mese dopo la nascita di Gesù, il 25 gennaio. 2 mesi dopo il suo Venerdì Santo, quando avessi avuto 66 anni compiuti, e io li avevo compiuti nel 2004, la Chiesa aveva fissato, secondo le sue regole, il Natale e di conseguenza anche il Venerdì Santo, e aggiunti 2 mesi al Venerdì Santo si arrivava esattamente al 9 di giugno del 2004. Però era accaduta una cosa a mio padre, e poiché io sono il padre, io sono anche mio padre. Le cose accadute a mio padre accadono assieme a quello che accade al Santo, Santo Padre, che nel nostro mondo è il Papa. Infatti, nell'83, mio padre, proprio il giorno in cui Wojtyła faceva il suo ingresso ufficiale dopo di essere stato eletto Papa nella città di Milano, proprio in quel giorno lì, mio padre si paralizzò. Restò paralizzato 14 giorni e poi morì il 5 del mese successivo, il 5 giugno. Ebbene, questo si sarebbe ripetuto. Perché io, vedendo quello che era accaduto a mio padre, stavo vedendo quello che accadeva al padre e quindi al Dio in me. Il giorno 25 mi sarei dovuto paralizzare e, come già avevo visto, all'arrivo del Papa, mio padre si era paralizzato. Questa volta mi sarei paralizzato io e sarebbe stato il Santo Padre a partire. E io avevo preventivato la morte del pontefice. Lo avevo detto a tutti, mi ero raccomandato, soprattutto con Don Luigi, che vedevo la mattina quando si recitavano le lodi. Se il giorno 26-27 non mi vedete venire qui, preoccupatevi, significa che io sono paralizzato, perché sto per paralizzarmi. Il 25 io mi paralizzo e dopo 14 giorni io morirò il 9 di giugno. Assieme a me, il 25, salirà in cielo il Santo Padre. Per combinazione, ma non per combinazione, per destino, tutto ciò doveva essere preceduto dal buio, da quello che secondo me è stato il vero terzo segreto di Fatima. Dio ucciso da coristi cristiani nella sua chiesa. Accadde proprio la sera precedente, il 24. Il 25 di maggio. Io avevo chiesto ai giornalisti di Informazona di essere presenti, perché io avrei chiesto, e gradivo che loro fossero testimoni, alla fine del coro, ai miei amici del coro di ripetere con me l'ultima cena, sapendo che io mi sarei paralizzato e sarei morto, sapendo
chi io fossi, volevo nella chiesa la mia ultima cena con i miei amici. Così avevo portato da bere e delle paste per celebrare questa ideale ultima cena con loro. Ma ultimate le prove del canto, quando io offersi il mio vino e il mio pane ai miei amici, dicendo che stavo per essere nuovamente immolato per il bene di tutti, essi si rifiutarono. Io ho per testimoni i giornalisti di Informazona. Questo è il terzo segreto di Fatima. Dio che è ucciso in ogni uomo, perché costoro si rifiutarono di riconoscere che in me esistesse Dio. Ma Dio esiste in ciascuno di noi. Il suo essere è chi anima il nostro burattino. Loro, non riconoscendolo proprio in me, che sono l'involucro nel quale Dio si è ripresentato al mondo nella veste del Padre e dello Spirito Santo, proprio uccisero non il Padre Santo, quello del terzo segreto di Fatima, quello vestito di bianco, no, il Santo, Santo, Santo Padre, il Dio Onnipotente che esiste in ciascuno di noi, e lo uccidi quando non lo riconosci come il tuo creatore di ogni istante della tua vita e credi che la vita la crei tu. Ebbene, dopo questo affronto accaduto in una chiesa, sotto quel crocifisso in cui anni prima era stato rubato il corpo di Cristo, ora era rubato, era ucciso davanti a quella stessa croce, Dio Padre nel corpo che egli aveva scelto. Io mi ritirai in casa mia e quella notte, per il dolore di quello che mi era accaduto, volli inseguire quel Dio che, ucciso, se n'era andato in un altro luogo, e volli paralizzarmi. Caddi in quella paralisi che io avevo preventivato. Quando la mattina non mi recai alle solite lodi, poiché nel frattempo non era morto il padre, il Santo Padre, cioè il Papa, tutti pensarono che io, per la vergogna, non mi presentassi lì alle prove, alle lodi. Don Luigi non si preoccupò minimamente, né quel giorno né il giorno successivo. Si preoccupò invece il pizzaiolo, che aveva saputo di questa cosa, e corse all'uscio della mia casa. Provò ad aprire una porta che era aperta. Io non avevo chiuso la porta a chiave, però il destino aveva rotto la maniglia e erano oramai parecchi mesi che io aprivo la porta girando la maniglia verso l'alto e non verso il basso come si fa di solito. Egli tentò di aprire verso il basso e la porta non si apriva. Allora si rivolse ai vicini, allarmato: lo avete visto? Ha detto che se non si vedeva in giro stava male. Se è bloccato e paralizzato in questa casa, lo facciamo morire? Cosa facciamo? Sfondiamo la porta? No, non possiamo. Dobbiamo rivolgersi a chi lo può fare. E così io, che non mi potevo muovere, ma udivo tutto, udii cessare questo tentativo. E alcuni giorni dopo, circa 5 o 6 giorni dopo, si aprì di scatto la porta, perché il vigile di quartiere, assieme al vicino di casa, aprirono con una forte azione la maniglia,
forzata con decisione, la porta si aprì, entrarono, io ero sul letto. Disse il vicino: è morto? Il vigile mi afferrò un polso, udì che il battito c'era. Gli rispose: no, dorme. Si girarono sui tacchi, se ne andarono e mi lasciarono lì paralizzato. Se il Signore non mi avesse resuscitato lui il giorno dopo, io sarei morto. Chi mi resuscitò? Niente, a un certo punto, verso la sera, io sentii che potevo alzarmi e mi alzai. Mi ero appena avvicinato alla porta che sentii bussare. La aprii ed era Mammone. Mammone è il nome, Mammona è il nome del diavolo. Mammone era stato testimone a quell'ultima cena andata deserta e toccava proprio a lui di controllare tutto quello che era accaduto. Io gli aprii e quando mi vide disse: ah, ma sei qui? E io gli raccontai tutto. Allora ordinò per me una pizza, volle che io mangiassi e poi, comportandosi proprio come Mammona, mi disse: Amodeo, smettila di pensare a queste cose. Vedi, tu ti stai talmente imbesuendo con queste cose di tipo spirituale che addirittura ti paralizzi. No, non devi pensare a queste cose. Pensa alla vita. La vita concreta è tutta un'altra cosa. E questo fu proprio il tentativo di Mammone, ma qui parlava Mammona, di togliere dalla testa stessa di Dio l'idea di Dio. Ma dopo di avere controllato quello che io avevo pronosticato, ossia la mia paralisi, che ci fu, nessuno, nonostante che ci fosse stata, in seguito dirà che io avessi centrato questa profezia. Perché? Perché avevo detto che sarebbe morto il Santo Padre. No, era stato ucciso il Santo, Santo, Santo Padre, quindi era accaduto ancora di peggio, ancora di più. Cristiani che in chiesa uccidono un Dio che cerca di ripetere l'ultima cena, una ex suora lì, Milka, alla mia richiesta, fai l'ultima cena con me, si girò verso di me e mi disse: no, queste cose in chiesa non si fanno. Questo per darvi l'idea di quale atroce uccisione di Dio proprio in chiesa sia avvenuta, quando io avevo pronosticato non la morte di Dio, del Padre Santo, 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 ma semplicemente del Santo Padre. Io ero stato esaudito ancora di più, ma ancora una volta sembrò che io non fossi un buon profeta. Della morte poi ne parlerò in un altro servizio, perché già questo basta per quel clou del buio che io considero la nona piaga di questa moderna terra d'Egitto.